ancora panchina per Squizzato, davanti il solito tridente Merola, Cuppone e Cangiano. 3-4-2-1 il sistema di gioco della Vis Pesaro, in realtà 5-4-1 che poi si trasforma spesso in 9-1, partita totalmente giocata in trincea, ma attenzione, la prima occasione proprio per la Vis Pesaro, grande giocata di De Vries e poi bravissimo Brosco in scivolata ad evitare il peggio, maglia numero 13 Brosco, capitano del Pescara, bravo De Vries. Poi questa opportunità per Cuppone, ci mette troppo tempo e c'è l'intervento risolutivo di Ceccacci all'esordio tra i professionisti, 2003 ex Pineto. Attenzione ancora a De Vries che però manca completamente il bersaglio grosso. Siamo al 37esimo del primo tempo regalato dal Pescara sotto ritmo, poi nella parte finale riesce a fare qualcosina con questo rimpallo e la chiara opportunità palla gol clamorosa che è stata cestinata da Merola con il piede debole, va a trovare la potenza e sbaglia, il pallone termina lontanissimo e poi ci prova Cuppone che sarà sostituito a fine primo tempo da Tommasini che giocherà dal primo minuto della ripresa. Attenzione ora alla ripresa con questo destro da fuori di Di Paola, il portiere della Pescara Plizzari si fa trovare pronto e preparato, poi il sinistro di Accornero, la deviazione di Polverino, grande intervento, viene salvato dalla traversa, Accornero è entrato in corso d'opera al posto di Cangiano che ha fatto scena muta oggi nella prima frazione di gioco. Poi il tentativo da dimenticare di Milani al 70esimo minuto, spinge il Pescara che riuscirà a creare diverse opportunità nella parte finale, questa è una con lo scambio nello stretto tra Accornero, Merola e poi soprattutto Pierno, palla in profondità per Accornero che non trova la porta, grande chance per la squadra di Zeman e poi il tentativo di Merola con la parata del solito Polverino che sostituisce l'infortunato Neri. Vediamo ora Milani, vertice destro, il suo cross, il colpo di testa di Merola che sbuca tra due centrali della formazione ospite, il pallone termina di un soffio al lato, ancora Pescara con il tentativo di Aloy fuori misura, siamo al 91esimo, altri 4 minuti di recupero, non accade altro, Pescara Vis Pesaro 0-0.